Insomma, voglio dire, che ti è successo? Sembri piuttosto strana oggi. Non riesco a capire. Forse ho sbagliato qualcosa. Oh no! Ci hanno beccati. Sarà meglio se torniamo a casa? Loro erano qui. Parla, Cammy. A quanto pare la povera Cammy si è fatta mettere delle strane idee in testa da Suzette. Ora però andiamo. Non abbiamo ancora preparato niente per la cena di stasera. Pensi sia il caso di avvertire anche il capitano? Magari vuole tornare a casa insieme a noi. Mark sta bene qui. E così Suzette mi ha preso in giro. Mark, scusa se ti ho fatto perdere tempo, io... non conosco molto bene la città e avevo voglia di fare un giro, tutto qui. Che situazione imbarazzante, ora come faccio? Se è così, potevi dirmelo prima. Chi può aiutarti a conoscere questa città meglio di me? Ok, ti porterò a fare un bel giro turistico e ti mostrerò tutti i posti più interessanti. Ok. Da qui si può ammirare tutta la città fino ai suoi confini più estremi. Ed è qui che vengo quando voglio riflettere e fare un po' di allenamento. Tutto solo? Quando ho un problema o quando mi sento confuso, corro immediatamente a rifugiarmi quassù. Qui faccio chiarezza nei miei pensieri, acquisisco fiducia in me stesso e trovo la forza per affrontare le partite più difficili. Ti ringrazio, Mark. Mi hai portato in un posto che ha un'importanza speciale. È bellissimo. È come se il sole si stesse fondendo con la città. Che hai, Mark? Su, passa! No. Aspetti, passa! Bravo, niente male! Il calcio è un grande sport, pieno di sorprese. Che vuoi dire? Beh, per esempio, all'inizio non pensavo mai a chi avevo contro. La mia unica preoccupazione era quella di giocare bene e vincere ogni partita. Ma da quando ho imparato a rispettare l'avversario, questo sport mi piace ancora di più. Chissà se riuscirò mai a imparare la sua lezione. È sempre bello dare un calcio al pallone, così. Ah sì, sono soddisfatto. Ho fatto bene a scegliere di giocare a calcio. In che senso, scusa? Beh, perché ho incontrato te. E non soltanto te, ovviamente. Grazie al calcio sono cambiato e ho potuto conoscere persone di tutti i tipi. I compagni di squadra, gli amici, gli allenatori, persino gli avversari. Oltre a tutti quelli che hanno tifato per noi. E ognuno di loro, a modo suo, ama il calcio. Tante persone diverse e un unico sport. E ogni squadra ha il suo modo di giocare a calcio. Non è una cosa fantastica. Ogni partita è una sorpresa. Sì, il calcio è davvero meraviglioso. E io voglio girare il mondo alla ricerca di nuovi avversari. Voglio girare il mondo per conoscere sempre più a fondo questo sport. È la tua passione. Fai bene, Mark. Esatto. Il Mr. Travis mi ha detto che secondo lui non saremo mai in grado di affrontare la prossima partita. Mio padre ha detto questo? Sì, lui è convinto che di fronte
Ha dei giocatori di livello mondiale e non abbiamo la benché minima speranza di competere. Ho bisogno di diventare più forte. Devo trovare qualcosa che ci dia una marcia in più. Quello che ci vorrebbe è una tecnica micidiale ancora più potente del pugno di giustizia. E tu? Ce l'hai questa tecnica micidiale? No, non ho in mente niente. Dunque, il pugno di giustizia è una tecnica basata su una prima spinta che dal basso va verso l'alto. In questo modo riesce a imprimere al pallone il massimo della forza. Ma io non ho la più pallida idea di come si faccia a superare una tecnica del genere. Oh, scusa, che stai facendo? Ah, niente. Mi hai fatto pensare ad un gioco, carta, forbice, sasso. È divertente, non lo conoscevi? Strano gioco. Se ho capito bene, ti servi delle mani per creare forme diverse. Sì, è un bel gioco. Se non ci provi, non lo saprei mai. Ma sì, forse hai ragione. Dai, facciamo altri due tiri prima che sia buio. Scusa, Mark. Figurati. Non vado bene neanche per fare un allenamento. Il fatto che il pallone è sferico e non so dove devo colpirlo. Ti sbagli, non sai dove colpirlo, perché un pallone può essere colpito dove si vuole. Ed è proprio questo il bello del calcio. Puoi colpire il pallone dove vuoi. Puoi colpire il pallone dove vuoi. Oh! Ho trovato! Forse ho in mente la tecnica micidiale che supererà il pugno di giustizia. È solo un'idea, ma ce la posso fare. Grazie, Cammy. Devo escogitare un modo per imprimere ancora più forza al pallone. Puoi farcela. Spero con tutto il cuore di esserti stata d'aiuto. Cos'è stato? Che potenza! Ma come ho fatto? Il capitano e Cammy non sono ancora tornati. E io ho una fame da lupi. Sto cominciando a domandarmi che fine abbiano fatto quei due. Tranquilla, Mark e Cammy stanno bene. E modestamente è merito mio. Questa zuppa è squisita. Che fai? Dobbiamo mangiare tutti insieme. Scusa per l'attesa. Ti ho portata qui perché ci tenevo a farti vedere questo, guarda. Che cos'è? Beh, è un quaderno di appunti sul calcio. L'ha scritto mio nonno di suo pugno. È la base di tutte le tecniche micidiali. È per questo che ho pensato di cercare qui degli spunti per la mia prossima tecnica. Shutatatatan Tobabababang. Tu riesci a leggere la sua scrittura? Non capisco tutto, ma quasi. È fantastico! È la prima volta che qualcuno comprende questi appunti oltre a me. Che ti succede? C'è qualcosa che non va. Cammy! Scusami, Mark. Che hai? Ti senti bene? Sì, forse sono soltanto un po' stanca. Non sarà perché ti ho costretta a seguirmi nei miei allenamenti. Tranquillo, ora sto meglio. Tieni. Grazie tante. Cos'è questa sensazione? Forza, è ora di tornare dagli altri. Se non ci sbrighiamo non ci rimarrà niente da mangiare. E grazie tante per questa meravigliosa giornata, Cammy.
Per lei in Azuma Japan ci sono sfide sempre più importanti all'orizzonte. Ed è così che Axel e Austin decidono di provare una tecnica formata dal ruggito della tigre e dalla tormenta di fuoco. Axel però è distratto da un passato misterioso che lo porterà quasi sul punto di lasciare il calcio. Per sapere come andrà a finire, non perdete il prossimo episodio!